le problematiche inerenti alla gestione clinica del cholangiocarcinoma meritano ovviamente una particolare attenzione, soprattutto alla luce dei recenti progressi delle conoscenze a livello biologico che si sono tradotti e si tradurranno ancor più nel prossimo futuro in proposte terapeutiche che hanno cambiato e ancor più immagino, anzi sono certo, cambieranno la storia naturale di questa malattia. Ad oggi nella nostra regione non esiste un PDTA strutturato o ufficialmente deliberato. Esistono però delle attività che possono essere considerate prodromiche in tal senso. Se infatti partiamo dal principio che una caratterizzazione biomolecolare effettuata fin dal momento del primo approccio diagnostico al colangiocarcinoma rappresenterà nell'immediato futuro una procedura doverosamente da effettuarsi per la corretta impostazione terapeutica di questi pazienti, e questo dato ovviamente la notevole complessità molecolare di questa patologia e la possibilità di proporre trattamenti o su base agnostica o su base mutation specific based. Esistono delle attività prodromiche come per esempio quella che è in corso, vale a dire l'identificazione delle strutture laboratoristiche che sul territorio regionale potranno essere abilitate ad effettuare i test biomolecolari necessari alla corretta programmazione terapeutica di queste patologie. Attendiamo la deliberazione di un decreto assessoriale all'interno della quale verranno declinate le strutture che saranno abilitate ad effettuare i test in Next Generation Sequencing e ciò ovviamente allo scopo di offrire già un riferimento ai clinici circa il luogo dove far eseguire questa tipologia di diagnostica. Ovviamente la gestione del colangiocarcinoma non è soltanto diagnostica biomolecolare, dobbiamo tenere in considerazione l'importante ruolo che ha la chirurgia in quella pur limitata fetta di pazienti che alla diagnosi possono usufruire di una chance chirurgica. Quindi è indispensabile per la formulazione di un corretto PDTA all'interno di un contesto regionale o di macroarea, l'identificazione di quelle strutture dotate di expertise chirurgica in grado di garantire il miglior approccio in questi casi. Esistono nella nostra regione alcune eccellenze, come ad esempio nella città metropolitana di Palermo, ma anche a Catania, la nostra azienda ha da poco identificato il responsabile di un'unità operativa dipartimentale che si occupa di chirurgia epatobiliopancreatica e che è nelle nostre intenzioni destinata a rappresentare un riferimento in tal senso. Altre considerazioni che è assolutamente necessario fare è il garantire l'accesso. L'equità di accesso tanto alla diagnostica, ne abbiamo già affrontato l'argomento nella parte iniziale della discussione, quanto anche alla innovatività farmaceutica. Attualmente i farmaci che hanno avuto riconosciuta indicazione sono disponibili sia perché già registrati, sia perché attraverso modalità di accesso preregistrativo. Ahimè, per alcuni di questi farmaci, la nostra regione Sicilia e come altre regioni del meridione d'Italia, sconta ancora una certa penalizzazione, probabilmente per non essere stata per non averli utilizzati in passato in fase preregistrativa. E questa è una problematica che a livello regionale e anche a livello nazionale andrebbe affrontata, quella della equità di accesso a tutti i trattamenti. Hai detto tu già in apertura che il colangiocarcinoma è una di quelle neoplasie che si sta giovando di nuove terapie, quindi speranze concrete per i pazienti.
Ma assolutamente sì, se consideriamo il raddoppiamento dei tempi di sopravvivenza col trattamento in prima linea delle associazioni fra chemioterapia e farmaci ed inibitori degli immuno checkpoint, come abbiamo ovviamente già ampiamente consolidato il dato dell'utilizzo del durvalumab e come recente pubblicazione del pembrolizumab in associazione appunto ai classici cisplatino e gencitabina. Oltre questo, la possibilità di utilizzare già dalla seconda linea di trattamento in poi agenti anti-FGFR2 per quelle patologie che esprimano dei riarrangiamenti del gene che codifica per le isoforme del fibroblast growth factor 1, 2 e 3, tenendo presente che nelle forme di colangiocarcinoma intraepatico, che rappresentano circa da un decimo a un quinto del totale dei colangiocarcinomi, l'incidenza di questi riarrangiamenti raggiunge il 15-16%, quindi la possibilità di una quota significativa di pazienti di giovarsi di questo trattamento. Altre possibilità, anche se con minore incidenza, sono il rilievo delle mutazioni di BRAF o dei geni di fusione della neurotrofine chinasi receptors o le iperespressioni mutazioni di R2. Dobbiamo considerare che il colangiocarcinoma è una patologia che ha una importante complessità anatomica. Teniamo presente che li classifichiamo in tre tipi: l'intraepatico dal 10 al 20% delle neoplasie come incidenza, il perilare circa la metà, il distale dal 20 al 30%, anche una notevole complessità biomolecolare, perché vi è una quota significativa, oltre il 15%, che hanno dei riarrangiamenti del gene che codifica per l'FGFR, al 15-20% di mutazioni del gene che codifica per l'isocitrato deidrogenasi 1 e in forma un po' con incidenza inferiore, come abbiamo già detto, mutazioni per espressione di R2, neurotrofina chinasi receptor, BRAF e alterazioni del sistema del mismatch repair. Quindi elevata complessità anatomica, quindi una necessità di un approccio chirurgico ove possibile, caratterizzato da elevata expertise, elevata complessità biomolecolare, quindi percorsi diagnostici e conseguenti algoritmi decisionali terapeutici altrettanto sofisticati e che richiedono ovviamente gestione ed integrazione fra diverse culture e diverse strutture. L'angiocarcinoma rappresenta sicuramente una nuova sfida per l'oncologia in generale, e la cosa importante è che rappresenta una sfida a 360 gradi che riguarda non soltanto l'oncologo medico, ma riguarda tutte le aziende ospedaliere o le ASL. Quindi esse si debbono dotare di percorsi diagnostico-terapeutici per questa patologia affinché i pazienti possano avere al loro interno o in collaborazione con altre strutture tutto ciò che, diciamo, la ricerca mette a disposizione per offrire il massimo risultato ai nostri ammalati. La diagnostica è una diagnostica particolare, una diagnostica importante, talvolta difficile, in cui l'attacco e la risonanza magnetica hanno ovviamente un ruolo importante. Alla chirurgia, la chirurgia del colangiocarcinoma è una chirurgia difficile, impegnativa, che richiede dei centri di chirurgia epitobiliari attrezzati. Quindi è chiaro che ove questi centri sono presenti vanno utilizzati, ove non sono presenti ci deve essere una collaborazione che mette in contatto centri di chirurgia ad alto volume con centri di chirurgia a basso volume, che possono servire da guida, da tutor, da riferimento per consulenza. L'altro aspetto che è diventato assolutamente decisivo è quello rappresentato dalla biologia molecolare. Oggi, come le linee guida ESMO stabiliscono e come anche la stessa Gazzetta Ufficiale ribadisce in una nota recente, quindi ufficiale, i pazienti con colangiocarcinoma devono ricevere una valutazione di biologia molecolare all'inizio della diagnosi, perché questa valutazione può permettere di mettere in evidenza alcuni target molecolari che possono essere oggetto di farmaci disponibili
o che saranno disponibili tra breve sul territorio nazionale. Questo è un passaggio fondamentale. Quindi l'impostazione deve essere un'impostazione assolutamente multidisciplinare, e ove questa non è possibile, perché si tratta ovviamente di numeri rari, bisogna riunire i casi e fare riferimento a quei centri che hanno una maggiore disponibilità e che possono servire di consulenza e d'aiuto per i centri a basso volume. C'è da dire che in Italia è presente un'associazione di pazienti del colangiocarcinoma che è molto attiva a livello nazionale e che fa da riferimento anche a livello internazionale, perché anche in Europa è presente un'associazione del genere. E il secondo motivo è che all'interno della classe medica bisogna veicolare questo messaggio di novità che c'è nel trattamento di queste neoplasie, perché realmente si aprono delle opportunità terapeutiche che sono date dalla target therapy o dalla utilizzazione di chemioterapia e immunoterapia, che fino a poco tempo fa non erano assolutamente prevedibili. E dal punto di vista delle terapie molecolari, l'utilizzazione di farmaci, diciamo, anti-FGFR, che ricordiamo rappresentano i pazienti con riarrangiamenti di FGFR il 10% di tutti i colangiocarcinomi intraepatici, quindi farmaci come il pemicatinib, che sono attualmente approvati in seconda linea e per i quali ci sta uno sviluppo anche in prima linea. C'è un grosso studio internazionale di fase 3, che è il FIGHT 302, al quale noi partecipiamo insieme ad altri centri italiani. E ricordiamo che l'Italia è forse il primo paese come accrual di pazienti in questo grosso studio internazionale, che dimostra non soltanto la validità dell'oncologia medica italiana, ma anche la possibilità per i pazienti di poter entrare in uno studio in cui hanno il farmaco addirittura in prima linea. L'anno scorso, 2022, abbiamo rivisto i principali PSDTA delle principali patologie oncologiche e personalmente ho coordinato la revisione del PSDTA dei tumori del pancreas e delle vie biliari. È stata senz'altro mia cura inserire gli aggiornamenti diagnostico-terapeutici per questa patologia, inserendo una raccomandazione di caratterizzazione molecolare per queste patologie, in particolare per i colangiocarcinomi intraepatici, ai quali, diciamo, al momento dell'avvio di una terapia di prima linea per la malattia avanzata, verrebbe richiesta appunto una profilazione molecolare che permetta di identificare quantomeno le principali alterazioni molecolari che possono diventare dei target terapeutici, in particolare le mutazioni di DH1 e i prodotti di fusione che coinvolgono l'FGFR. In questo modo possiamo avere degli strumenti utili per terapie efficaci in seconda linea, quindi a progressione di malattia dopo un trattamento con cisplatino, gencitabina o cisplatino, gencitabina, durvalumab, per quei pazienti che hanno un'alterazione molecolare specifica. È molto importante proprio perché per molti anni è stata una patologia sostanzialmente orfana, tant'è che lo standard di terapia per molto tempo, dal 2010 in avanti, è stata l'associazione di cisplatino e gencitabina. Finalmente emergono dei target molecolari che possono tradursi in terapie che hanno un impatto sulla sopravvivenza e per fortuna c'è qualcos'altro che si sta muovendo anche nel campo dell'immunoterapia, con delle importanti acquisizioni che al momento, con dei programmi di expanded access, ci danno ad esempio la possibilità di fare il durvalumab in prima linea in associazione a cisplatino-gencitabina. Questo è segno di una notevole sensibilità da parte degli oncologi clinici e dei ricercatori per trovare delle terapie innovative che possono dare dei risultati migliorativi rispetto agli standard attuali. Ci riferiamo all'approccio di tipo chirurgico. È fondamentale che i pazienti siano valutati da parte di un gruppo multidisciplinare che prenda in considerazione anche la terapia chirurgica, e questo deve essere fatto in centri che abbiano una esperienza
adeguata per affrontare la chirurgia di questa patologia. Vero è che si possono però anche realizzare degli hub e degli SPOC che possano prendere in carico il paziente per la terapia della malattia avanzata, non necessariamente nei centri che fanno anche la chirurgia. Quindi è molto importante che la conoscenza delle varianti patologiche e delle mutazioni, delle alterazioni molecolari sia un patrimonio di tutte le oncologie, anche quelle che non fanno la chirurgia. Forse una cosa su cui si può lavorare è la centralizzazione dell'analisi molecolare, perché si sta parlando di NGS, su materiale di ottima qualità, soprattutto parlando del prodotto di fusione che viene fatto sull'RNA, non può essere appannaggio di tutti i laboratori. Quindi 3 o 4 centri a livello piemontese sono stati identificati per fare questo tipo di valutazione utile a tutti i centri, anche quelli più periferici. Abbiamo iniziato a lavorare anche con queste associazioni, ne esiste una a livello nazionale che è APIC e che raccoglie esperienze, singoli casi di soggetti che hanno avuto questa problematica, soprattutto nel momento in cui si tratta di accedere alle cure innovative, penso che possano fare da riferimento per la divulgazione del sapere scientifico e per informare i cittadini delle disponibilità rispetto ai trattamenti più innovativi. Credo che sia, come per tutte le patologie, importante che ci siano associazioni dei malati che possano fare anche da garanti rispetto alla diffusione capillare del sapere, in modo tale da poter arrivare dappertutto, fare le migliori terapie anche nei luoghi più periferici del nostro paese.